Oggi video sul nuovo software del Silhouette Cameo, la versione 3. Molti me l'hanno chiesto perché non ci si ritrova con la vecchia versione, non trovano le cose. Mi hanno detto, mi hanno chiesto se è meglio aggiornare o no. Allora, la mia opinione è che aggiornare sempre, anche perché se in un software ci sono degli errori o è proprio provando che si vedono dov'è che non va bene. Io in questa versione non ho trovato grandi difficoltà, come è scritto da altre persone che non, cioè, dicono che si blocca, che va in crash, che io queste qui non le ho trovate. L'unica cosa che, ecco, non mi sono trovata, che tra virgolette non mi piace, è il fatto che quando apro il software o salvo un mio lavoro è molto lento. Per il resto, certo, anch'io all'inizio ho fatto fatica a ritrovarmi le cose perché sono le impostazioni sono cambiate, il pannello è cambiato e quindi di conseguenza ho dovuto fare un po' di esperimenti. Allora, io oggi vi voglio spiegare brevemente proprio le cose più importanti, perché ci sono delle cose che ancora io non so neanch'io, quindi non ve le potrò spiegare, però ho fatto questo per l'essenziale che ci serve a noi. Allora, prima cosa, quando apriamo il software ci lo troviamo così, con questo pannello delle impostazioni. Poi ci troviamo quello in alto, sempre uguale alle altre, ma diverso a queste due icone qua, che mi sembra che non erano così nella vecchia versione. Poi abbiamo il pannello degli strumenti del disegno, diciamo, perché qui c'è per il cerchio, la penna e tutte le altre icone che avevamo anche prima. Qui sono state aggiunte solo queste due qua, che questa è, se ci passate sopra, disegna una curva a mano libera, e questo invece è disegna un arco. Vedete, fa l'arco, facciamo basta, rilasciamo, vedete, e fa l'arco. Se io blocco il mouse con click, mi ha disegnato questo arco. Però se io proseguo e ricongiungo i due puntini rossi, mi fa un tondo perfetto. Quest'icona qui invece serve per, vedete, farlo grande, piccolo, le dimensioni che vogliamo. Adesso cancello, mi prendo e cancello. Per il resto qui ci troviamo nella stessa posizione di prima, cioè nel vecchio, a parte queste nuove icone. Queste invece le postazioni generali e le impostazioni. Andiamo a vedere. Allora, generale, io ho messo italiano, ho chiesto una verifica per l'aggiornamento settimanale. L'unità di misura l'ho lasciato in millimetri, di default da questo voi potete scegliere quale mettere. Questa io pensavo che non spuntata non mi faceva vedere le dimensioni. Adesso vi faccio vedere del cerchio, vedete le dimensioni, ma le fa vedere, quindi non so, forse emettere, inserire, ok, non mi fa vedere le dimensioni, vedete? Ah, ok. Ritorniamo nel pannello centrale. Quindi io però, mostra dimensioni e metto inserire, perché io voglio vedere tutte le volte che faccio qualche lavoro avere la dimensione per regolarmi. Ritorniamo nello stesso pannello. Oh. Generale, mi ero sbagliata.
Poi c'è la risoluzione dell'immagine che inviamo alla stampante. Io ho lasciato 600 dpi, potete mettere anche 300, però è chiaro che più è bassa e peggio sarà l'immagine che andiamo a stampare. Io per un giusto compromesso ho lasciato 600 perché c'è 300 e 1200. È logico, 1200 è un file, sarà molto più pesante, sarà molto migliore come risoluzione, però quando devo salvare anche per mandare anche amici o comunque per salvarmi in qualsiasi hard disk è molto pesante. Poi c'è anche personalizzato, io questo non l'ho provato, però poi vedete voi, io lascerei 600. Poi impostazioni predefinite, io ho lasciato come dava di default con crocini di registro off, perché questo serve per farvi visualizzare quando voi richiedete i crocini di registro. Se voi lo mettete in on, non credo che ve lo visualizza, invece questi ci servono quando dobbiamo tagliare un disegno già stampato, già col colore, per vedere dove sono i contorni giusti per non andare né dentro l'immagine né troppo fuori. Insomma, questo serve per centrare quando dobbiamo tagliare. Un'altra cosa che io non trovavo e avevo scritto anche alla casa, perché io quando faccio qualsiasi disegno mi voglio vedere dove è il centro, perché io quando ho fatto per esempio il video sul centrino mi serviva il centro di rotazione per mettere tutti gli altri cerchi attorno al cerchio più grande, e io questo non lo trovavo e dicevo, ma perché io vedevo qui mostra centro di rotazione, io spuntavo e anche se facevo non vedevo niente. Ma perché non vedo niente? Perché poi ho capito che dovevo scrivere inserire, ok? Quindi io, se inserisco, prendo il mio la freccetta di selezione e vedete, questo è il centro di rotazione. E questo mi serve molto, almeno io lo uso molto, e quando non avevo trovato questo ero andato un po' in panico, se devo dire la verità. Ora cancello, ritorniamo nel nostro pannello per continuare, ed eravamo su su impostazioni predefinite, ok. Questa è per la selezione automatica, poi uno lo può vedere, potete vedere sia orizzontale che verticale il foglio. Questo è per la lama, per il taglio, e io ho lasciato così com'era. Poi anche questo, ci sono certe cose che, come ho detto, ancora non so come interpretarle, ma pian piano poi le scoprirò. Questo invece è il colore di sfondo dell'area disegno. Allora, adesso io non ho fatto inserire, quindi me lo dà ancora in grigio, questo è in grigio, cambiamo colore, questo è in grigio. Cambiamo colore, questa è in azzurro, quindi andiamo su impostazioni e facciamo inserire, e ora ho il grigio. Ritorniamo, ecco una cosa che tutte le volte che facciamo un cambiamento dobbiamo andare sempre poi nel pannello qui e richiamare le impostazioni, e questo è un po' brigoso, perché tutte le volte devi ricordare, altrimenti se no va in nel pannello dell'impostazione che abbiamo in quel momento. Per esempio, in questo caso avevo selezionato la freccia, la selezione di punto ancoraggio. Poi
Modifica abbiamo, no, in display abbiamo fatto, perché poi le altre cose le lasciate come sta. Modifica, anche qui io ho lasciato già le impostazioni, le impostazioni predefinite che dà, e quindi anche voi poi, scusate, una cosa che vi devo dire, mi raccomando, questa, ecco, questa è il pannello per l'anti-aliasing, cioè questa è una tecnica per ridurre, cioè essendo spuntata standard, perché se è su off vuol dire che non c'è l'aliasing, quindi non avrete dei disegni brutti. Cioè questa è una tecnica, lasciandola spuntata, è una tecnica per ridurre quelle scalettature o gradinature che fanno le linee. In pratica, se un segnale viene a bassa risoluzione, avendo spuntato quello, lo mostra ad alta risoluzione, cioè ammorbidisce i bordi e migliora, ammorbidisce linee e bordi e migliora l'immagine, quindi fa un'immagine più lineare. Io lo consiglio sempre, cioè io lavorando anche nella grafica era la prima cosa essenziale, quindi io lo consiglio, poi vedete voi, ma se la mettete su un off avrete dei brutti lavori. Poi modifica l'abbiamo già visto, opzioni di importazione lasciate come sta, selezione lasciate come sta, adesso non ve lo sto a spiegare perché tanto comunque queste sono tutte cose che avevamo anche nell'altra, dispositivi io lascio di default, e impostazioni avanzate, questo è il pannello dove vogliamo, se vogliamo ripristinare la biblioteca, i design precari e così via. Quindi io, questo è un pannello che fino adesso non ho comunque usato. Niente, poi l'altro lasciamo tutto come sta. Ah, qualsiasi cosa, vi ripeto, che cambiate dovete fare inserire, perché altrimenti succede come me all'inizio del cerchio, che non mi trovavo il centro rotazione, dicevo pure io l'ho spuntato, ma non avendo messo inserire, arrivederci. Bene, poi un'altra cosa che mi hanno chiesto, come visualizzare le guide e i righelli. Allora, io sono andata su visualizza, opzioni grill, scusate, visualizza, opzioni griglia, e vedete che qui da adesso io ho tutte e due, sia reticoli che righello, però vedete, se io clicco sul righello e tolgo il colore, mi ha tolto anche il righello, però io li voglio, quindi così l'avrò sempre nella mia area di lavoro, ed è un'opzione che lo trovate solo, dovete prima visualizzare, adesso io faccio nascondi griglia perché non mi interessa, da opzioni griglia, mi raccomando. Per il resto vedete, questa è la barra degli strumenti, sempre di modifico, visualizza, qui per verificare se ci saranno degli aggiornamenti e così via. Io con questo, con questo piccolo video ho voluto mostrare il nuovo software. Ah, c'è una cosa che mi piace, l'apertura di recupero.
Allora, in questo che nell'altro non so se c'era, non l'ho trovato e comunque non, oddio, non ho neanche pensato di vedere se c'era, però che sappia io, che mi ricordo, c'è questo, che qualsiasi cosa che avete chiuso in fretta o vi siete dimenticati di salvare, almeno a me è capitato, io sono andata qua, apertura di recupero, mi sono trovata i miei lavori, perché è andato in autosalvataggio, quindi me li ha salvati lui senza che io tutte le volte vado su file, salva come, e poi cerco quello che devo come salvare. Io questo non, cioè, sicuramente era già impostato così, non ho trovato ancora, cioè oddio, non ho guardato, se devo dire la verità, se c'è, se la dobbiamo mettere noi oppure è già di default. In caso contrario ve lo farò sapere, per adesso a me me l'ha messo lui e io quando mi sono vista questo ho detto oh, che bella cosa. Ah, scusate, un'altra cosa mi sono dimenticata. I livelli che si richiama dal di qua giù in questa sezione, che io sinceramente trovo favolosi, perché io essendo abituata a lavorare con Illustrator o Corel Draw, io comunque i programmi di grafica li usavo tutti su con livelli, cioè se tu sbagli un livello, sbagliando un livello puoi puoi decidere, vedete, questo io adesso ho fatto su un livello, però ne clicco un altro, faccio un altro disegno ed è sul livello. Se io non voglio vedere, cioè non lo voglio visualizzare questo livello perché non mi serve, se no mi dà fastidio, basta togliere l'occhio e rimetterlo, vedete che spunta. Mentre se invece sbagliate, basta che cliccate sulla freccetta meno, selezionate e cliccate sulla freccetta meno, vedete, ve lo toglie, vedete? E questo è una bella cosa, anche perché quando lavorate, che andate, per esempio, rifacciamo questo su un livello, poi aggiungo un altro livello e questo su un altro livello, quando andiamo a salvare, scusate, a ritagliare, voi potete scegliere questo livello, per esempio, ritaglia angolo, e quest'altro livello, per esempio, ritaglia solo. Poi ci sono queste due icone qui che vi fa vedere, vedete, questo non vi fa vedere il taglio e questo vi fa vedere il contorno del taglio. Poi se volete trovare le cose, io vi conviene sempre mettere su Advanced, che vi fa vedere proprio i due livelli. Qui potete scegliere se vedere come layer, come linea color, perché potete avere diverse linee, cioè potete decidere di mettere diversi colori ad ogni linea che fate, e questo nessun colore. Io molte volte mi servo anche di questo, ma spesso di questo, perché voglio vedere, per esempio, voglio ritagliare solo questo e non questo, però non voglio tutte le volte toglierlo dall'area di lavoro, basta che tolgo la spunta, vedete, e mi taglierà solo questo. Caso contrario vedo quello, e questo serve proprio per i livelli, per avere più possibilità di scelta, più lavoro che sia più fluido, perché tutte le volte stare a cercare oppure cliccare su quello che si vuole tagliare e settare e via di seguito, oppure se si vuole, anche se si sbaglia un disegno, non lo si vuole tagliare, però ce ne accorgiamo troppo tardi, questo serve proprio, i livelli servono proprio per essere visualizzati o eliminati senza eliminare tutto il disegno. Ecco, detto questo, penso che vi ho detto proprio tutto delle cose nuove. Se c'è qualche cosa che non vi torna o qualcosa che trovate di nuovo, fatemelo sapere e vedremo insieme di risolvere tutto.
Io per ora vi ringrazio, spero di essere stata chiara, scusate le ripetizioni, però i video sono sempre un po' così, però alla prossima, ciao!